conosciamo tutti, quindi non abbiamo bisogno di presentazioni, vero? Ok, allora noi siamo qui oggi pomeriggio, penso che i vostri insegnanti ve l'hanno detto, a presentarvi. Siamo qui oggi pomeriggio a presentarvi l'ultimo lavoro che abbiamo fatto noi del Circolo Lagorà. Voi sapete che noi cerchiamo di recuperare le tradizioni e la memoria del nostro paese. E allora questa volta abbiamo deciso di recuperare e di raccontare a tutti quello che è accaduto tanti anni fa, precisamente nel 1843 e nel 1483, ho sposto le date, a Castelluccio, il miracolo del vino che San Francesco di Paola, passando, fece nel nostro paese. Ovviamente noi, la nostra esperienza anche di teatro ci ha fatto realizzare un cortometraggio tra leggenda e verità, perché noi abbiamo anche ripreso il racconto che ci facevano le nostre nonne, le nostre zie, quando ci raccontavano di questa cosa, che di questo evento che c'è stato a Castelluccio. Però ovviamente non solo la leggenda, ma anche la parte storica, perché San Francesco di Paola è passato per Castelluccio, perché lui abitava in Calabria. E questo adesso lo faremo dire al nostro presidente, il professore Celano, che storicamente voi siete più grandi, quindi con voi si può un attimino dialogare un po' in più, vi racconterà perché storicamente San Francesco di Paola si trovava a Castelluccio. Spero e speriamo noi del Circolo Lagorà che questo lavoro che abbiamo fatto vi piaccia, e noi questo lavoro lo abbiamo fatto anche perché nell'ambito dell'iniziativa Tutti Insieme Pena Notti Tant'Anna Rete per il nostro presepe vivente che ci sarà il 26 e molti di voi parteciperanno. Lo so, mi è arrivato. Dove c'è il corto, chi vuole può lasciare una piccola offerta da Daniela del Triangolo e può prendere il DVD. Noi speriamo che questo lavoro entri in tutte le case di Castelluccio. Grazie, lascio la parola al professore che vi spiegherà. Più al centro. Ok. Parla perché non sto parlando. No, devi parlare. Ciao ragazzi, ciao professori. Allora, noi abbiamo registrato, come ha detto Giuliana, questo corto secondo quello che ci hanno raccontato le nostre nonne, no? Prima le nonne raccontavano molto intorno al focolare. Adesso invece voi siete impegnati a lisciare la tavoletta, lo smartphone, il telefonino, eccetera. Allora noi non avevamo questo strumento e se ascoltavamo i racconti avvincenti delle nonne. Come è stato raccontato, voi lo vedete registrato. Io vi voglio dare una breve nota storica, perché San Francesco è una persona, non è una leggenda, era un monaco. Faceva parte di una confraternita, erano 12 frati, più lui 13, non era ancora la loro congrega, non era quello degli ordini dei minimi. Noi abbiamo un convento qui a Castelluccio che è il convento dei minimi francescani. Allora, perché passava da Castelluccio? Io non lo sapevo, la nonna mica me l'aveva detto a me. Mia nonna era analfabeta, ma raccontava. E poi successivamente ha detto: San Francesco da Paola, che cosa è venuto a fare qui? Allora, ho trovato che
San Francesco di Paola è partito in un febbraio freddissimo del 1483, precisamente il 2 febbraio, da Paola, insieme a tre frati, perché gli altri 9 sono rimasti in Calabria perché dovevano continuare l'opera che lui aveva cominciato. Era già avanti in età San Francesco quando è passato di qua, aveva 67 anni perché era nato nel 1416. E dove andava? Andava in Francia. E cosa andava a fare in Francia? Avete idee cosa andava a fare in Francia? Non avete le idee. Allora, San Francesco ormai era famoso perché aveva fatto miracoli, non solo era uno che combatteva i potenti con lo scudo della carità, era un uomo forte, era caritativo, praticava la misericordia come dice Papa Francesco adesso, però non aveva paura di nessuno e non era questo ben visto un pochino dai notabili, non è che gli volevano troppo bene, però gli umili, gli oppressi, i poveri erano confortati sempre da Francesco di Paola. Allora questo nome lui è diventato famoso perché c'erano delle guarigioni miracolose, ma in Francia che andava a fare? C'era il fatto che il re di quel tempo si chiamava Luigi XI, benché avesse il medico personale come l'avevano allora tutti i regnanti o le persone benestanti, nonostante avesse interpellato tanti guaritori, santoni eccetera, non riusciva praticamente a guarire. E però la fame di Francesco era arrivata fino in Francia, per cui Luigi XI non è che aveva il telefono, non aveva il telefono, ha telefonato a San Francesco, ha telefonato in Calabria, non era possibile questo. Si è rivolto al re di Napoli, e a Napoli c'erano gli aragonesi, gli spagnoli, c'era Ferdinando I che lo chiamavano così, Don Ferrante. Ha chiesto al re di Napoli se gli faceva questo favore. Allora il re di Napoli ha contattato Francesca, anche il Papa era d'accordo, ha consigliato Francesca di andare in Francia e così sono partiti. E vi anticipo una cosa, è andato in Francia, quando è arrivato qui al Valico di Campotenese, sopra Rotonda, ha salutato la sua Calabria perché presentiva che non sarebbe più ritornato in Calabria. E naturalmente ci ha voluto dei mesi per arrivare in Francia perché andavano a piedi con l'asinello, con gli zoccoli e però poi da Napoli in poi sono andato con l'imbarcazione e sono arrivato in Francia. In Francia il re diciamo che era malmesso, non è guarito, però il Papa un po' l'ha fatto diventare una persona un po' meglio perché era dei gran mascalzoni regnanti di quei tempi, facevano guerre, usurpazione, violenze varie eccetera, congreghe, camorrie varie, e insomma diciamo allo spirito di Luigi XI a giovare. Una volta morto, perché campò un anno, e morto Luigi XI, lui voleva ritornare alla Calabria perché era la terra del cuore, come facevano a pensare? Però a Luigi XI successo Carlo VIII, che è un re diciamo un pochino più famoso, e dovette assistere anche quello, illuminarlo con i suoi consigli, per cui San Francesco non ritornò più in Calabria e morì in Francia all'età di 91 anni. La sua tomba poi fu profanata da una setta religiosa che era quella degli Ugonotti, erano dei protestanti che non potevano sopportare né le immagini, né i monumenti, né i monaci, per cui incendiarono la tomba di Francesco e poi i resti così sparsi sono stati raccolti tra il 1935 e il 1955 e sono praticamente a Paola. Ecco, questo è quello che vi dovevo dire storicamente di San Francesco. Grazie e buona visione. Buongiorno. Un attimino, visto che ci sono, vi voglio presentare un attimo gli attori di questo corto.
li conoscete. Presentiamo Angelo che ha fatto il santo. Vogliamo chiedere a loro che cosa hanno provato? Chiediamolo al santo, chiediamolo al santo. Se si è emozionato. Beh, sicuramente sì. Emozionato anche adesso con voi. Insomma, è impegnativo dover fare un santo. E quindi... Prossimo ruolo, il Padre Eterno. Visto che nel teatro ha fatto il prete, nel corto ha fatto il santo, la prossima volta vi facciamo fare il Padre Eterno. E invece Sandra ha fatto sempre teatro con noi. Sì, la civiltà mi scorre nelle vene, quindi... emozionantissimo e soprattutto lavorare anche con i miei figli. Ecco. Quindi noi, siccome il nostro obiettivo del circolo è quello di recuperare le tradizioni e rivalutarle, allora questa cosa ci stava molto bene, era un po' attuale anche come stagione, l'abbiamo fatta.
Grazie per la scuola. Insisteva che pure andasse a vedere, perlocché facilmente vi si troverebbe qualche poco di vino. Meravigliato e mosso da cotesta insistenza, colui ubbidiente e docile andò a visitare la piccola botte e con grande sua sorpresa trovò la botte chiusa e piena. Le voglie del santo furono appagate e si gridò al miracolo. Tutto il popolo si commosse e tutti accorsero a verificare il prodigio. Rimane ignoto il luogo dove questo portentoso avvenimento si compì. Un sacerdote defunto attestava conoscere il sito, ma il suo segreto lo seguì nella tomba. Si vuole, non di meno per certo, che l'abitazione di quell'uomo fosse nel termine del paese alla porta di Oriente.
casa e quella lì di fondo al porto. A sinistra andando verso la piazza. Si pensa che lì sia avvenuto questo miracolo. Ok. Dite qua. Ringraziate. No, no, no. La figlia, Giuseppe.